Oggi viene presentato un autoparco, una quarantina di stalli nei pressi dell'aeroporto di Genova. Sono sufficienti per dare una mano al vostro comparto? Sono sufficienti, sono un ulteriore, diciamo, numero di stalli che si aggiungono a quelli che in questi anni il comune e il porto hanno cercato di darci. Sono circa 400 in tutti. In tutto sicuramente sono e rimangono insufficienti, perché una vera soluzione non può che essere rappresentata da un autoparco che porti almeno a un doppio del numero di stalli, quindi 800-900 stalli, e soprattutto dia servizi oltre che al veicolo anche agli autisti. Un autoparco, i parcheggi per l'autotrasporto sono sicurezza stradale, perché ci permettono di fare i riposi con il nostro personale viaggiante, ma sono anche un valore aggiunto e di competitività per l'intero porto e per la città, perché vuol dire una migliore operatività, vuol dire tempistiche di servizio più adeguate, vuol dire avere finalmente un ciclo operativo che è fatto anche di soste e di ricarico adeguato. Quindi sicuramente deve essere un obiettivo per tutta la città, oltre che per la portualità non solo genovese, a mio parere anche di Vado Ligure, perché un autoparco genovese sicuramente sarebbe uno strumento di servizio per tutta la portualità dell'intera regione. In questo momento abbiamo degli spazi molto piccoli a Bolzaneto, a Erzelli, abbiamo uno spazio vicino alla metro, abbiamo un altro spazio in aeroporto. È chiaro che sicuramente questo non garantisce un efficientamento anche delle economie che servono per gestire aree guardianate, quindi sono stato un grande sforzo da parte del Comune che abbiamo apprezzato e che speriamo rimanga in essere, ma ripeto, deve trovare una soluzione completa e non può che essere, a nostro parere, nell'area ex Ilva, perché è l'unica area genovese portuale che in qualche maniera può soddisfare una dimensione che non può che essere inferiore ai 100.000 metri quadri, perché 600 stalli, 900 stalli non possono che essere in dimensioni di questo tipo. Finalmente consegniamo questa estensione di questo spazio di ricovero di mezzi pesanti per l'autotrasporto, li aumentiamo di circa di una quarantina di stalli in un'area abbastanza strategica, perché siamo vicini ai caselli, vicini al porto, vicino all'aeroporto, e in uno spazio che comunque è stato pavimentato, sorvegliato, insomma, adeguato al ricovero dei mezzi. Nel fare questa inaugurazione abbiamo voluto fare un po' il punto con l'autotrasporto, perché viene da anni molto difficili, di criticità nell'accessibilità sia a livello autostradale che dentro la città. Queste difficoltà sono accresciute in senso anche positivo, ma dai numerosi lavori che noi stiamo avendo in porto e dalla tuttora mancanza di un vero e proprio autoparco per l'autotrasporto. Quindi oggi noi parliamo di alcune luci, di alcune criticità che ancora vanno superate, però mi sembra in un quadro complessivo di attenzione al comparto che speriamo di migliorare ulteriormente.